S-U-T, huh? Radio Bruno TV al Festival di Sanremo. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, tutti quanti. Siamo in compagnia di Emma. Buongiorno. Buongiorno Emma, una delle favoritissime di questo festival, anche e soprattutto dai nostri amici che ci seguono sui nostri social network. Parlano tutti di te, tutti ti vogliono sentire, quindi siamo qui con te. Raccontaci di questa canzone, Emma, e di come sta andando il tuo festival. Ma il festival sta andando bene, a parte la prima sera che c'era veramente una grande emozione, poi iniziato a rilassarmi un po', ieri sera infatti ero un po' più distesa per quello che è possibile. Una canzone che lancia un grido di speranza, non è una canzone che tende a polemizzare o a criticare qualcosa o qualcun altro, è una canzone che è come se leggessi la lettera di un nonno che ne ha passate tante e che cerca di risvegliare gli animi dei giovani che sicuramente non stanno passando un grande momento, però speriamo bene per tutti, insomma. Senti Emma, ormai la gara è entrata nel vivo, stasera ci sarà la terza serata e ci sono già state alcune eliminazioni che poi Ci saranno i ripescaggi. Tu ti sei trovata più o meno d'accordo con queste giurie o secondo Ma te sono... sono molto dispiaciuta per l'uscita di Pier Davide Carone, che oltre ad essere un mio grande amico, lo chiamo veramente fratello, credo che abbia scritto una canzone stupenda, l'ha cantata vivamente, così come mi dispiace per Irene Fornaciari. Diciamo, mi dispiace più magari per i giovani perché li sento più vicini a me, siamo più o meno coetanei. Dai, speriamo comunque. Sì, ecco, stasera. Anche a proposito dei giovani, secondo te come, insomma, hai trovato delle cose stimolanti, hai ascoltato delle canzoni valide? Le canzoni quest'anno sono tutte veramente molto belle, hanno tutte un senso, un filologico, è un bel Sanremo, sì. Senti, e Celentano ti è piaciuto l'altra sera? Celentano io non l'ho seguito perché quella sera lì, che era la prima sera, cantavo subito dopo di lui, quindi ero in camerino a riscaldarmi ed ero più che altro in panico totale, però ho visto qualcosa il giorno dopo in televisione, mi è piaciuta tanto la musica che ha fatto quando ha iniziato a fare il molleggiato i suoi cavalli di battaglia, esatto, vero? Lì secondo me è stato il top. Senti Emma, torniamo a parlare di te, dopo questo festival cosa ti aspetta? Dopo questo festival mi aspetta il serale di Amici di Maria insieme a tanti altri big, diciamo così, ormai, quindi sono contenta di tornare a lavorare a casa. Poi ci saranno le prove, il tour, quindi sarà un sacco di roba. Dai, grazie a Dio, un sacco di roba. Bene, ma noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi. Ciao, sono Emma e vorrei guardare con voi il video incantevole dei Subsonica. In collaborazione con Remida Comproro, per trasformare il tuo vecchio oro in contanti. Youbet.it, ci puoi scommettere. Meta, tornitura e fresatura per l'industria. Biancoforno, arte pasticcera. Ciao ciao ciao.